Necrottaglia, innanzitutto benvenuto a Pescara. Questa opportunità, sfida, prova, cos'è questa esperienza nuova di Pescara per lei? Beh, come hai detto te, è una grande opportunità per il mio lavoro, per la mia crescita sia professionale che umana, perché verrò a conoscere nuove persone, una nuova cultura, un nuovo paese. Quindi a me piace molto inserirmi nella società, no? Quando vado a lavorarci, e quindi negli anni ho sempre avuto la voglia di immischiarmi, no? nella vita sociale di un paese, e quindi non solo da spettatore ma da attore protagonista della città. Quindi per me è una grande opportunità di conoscenza, conoscere tutto quello che è il sistema calcio sportivo di Pescara. Me ne hanno parlato benissimo tutti quanti. Io sono legato a Pescara, no? Per altri motivi sulla mia carriera, legato alla mia carriera, quindi non vedo l'ora di iniziare, non vedo l'ora di mettermi lì la tuta, le scarpette, entrare in campo e lavorare con questi ragazzi, perché loro saranno il fulcro, il centro di tutto quello che faremo. Quindi grazie per l'accoglienza. Affronterete un campionato molto impegnativo, perché c'è stata questa bella notizia della promozione dal Primavera 2 alla Primavera 1, quindi grandi squadre, grandi piazze, però anche grande ambizione da parte vostra. Insomma, vi preparate al meglio, no? Per ben figurare. Ma credo che sia io, sia la società, che anche i ragazzi devono avere proprio l'idea di fare una grandissima stagione, di stupire, perché bisogna stupire, bisogna pensare sempre che non ci sono ostacoli che non si possono superare, ma che insieme, se lavoriamo sodo, se lavoriamo con impegno, con onestà, con sacrificio, con l'idea comune, un'unica mente, un unico obiettivo comune, possiamo fare delle cose straordinarie. Quindi in primis i ragazzi devono credere in questo, perché se non crediamo in questo, io dico sempre, è meglio rimanere a casa e fare quello che si crede, no, di saper fare al meglio. Quindi io credo che i ragazzi abbiano già l'idea, la voglia, la volontà di stupire, di fare parlare di sé, perché loro devono raggiungere degli obiettivi, e per raggiungerli hanno bisogno che noi gli diamo gli strumenti per poterlo fare. Quindi i valori, dei principi, anche sia tecnico-tattici ma anche umani, che gli permetteranno poi di spiccare il volo e di andare dove loro hanno sempre sognato. Sistema di gioco, è prematuro parlarne, sicuramente lei avrà un'idea, no? No, non voglio sicuramente mettere in difficoltà i ragazzi, e se loro si sono già espressi l'anno scorso in maniera positiva, l'hanno visto tutti, io non devo squilibrare niente, non devo cambiare nulla se già le cose vanno bene così. Poi durante la preparazione i miei occhi guarderanno, e in base a quello cercheremo di creare il vestito migliore attorno a tutto l'organico. Quindi ci saranno giocatori nuovi, ci saranno giocatori che io ancora non conosco totalmente, quindi per me sarò vergine da quel punto di vista. Quindi inviterò i ragazzi a sentirsi tutti quanti partecipi, non prometto, come è sempre stata la mia filosofia, non prometto niente a nessuno, ma sarò abbastanza onesto e sincero nelle scelte, e cercando di far crescere tutti. Quindi avremo tantissimi giocatori, e la sfida è quella di far crescere tutti. Ovviamente poi ci sarà quello che giocherà di più, quello che giocherà di meno, però l'importante è che alla fine del lavoro tutti quanti possono dire: sono cresciuto, sono migliorato, mi sono sentito partecipe di quello che si è fatto. E questa sarà la grande sfida che darò ai miei ragazzi, con tutto lo staff, con l'intera società.